Recentemente, su questo tratto del fronte, erano in corso combattimenti accaniti. Le nostre truppe hanno inferto una sconfitta sconvolgente alle divisioni italiane Sforzesca e Celere. È il 19 dicembre del 1942. L'Armata Rossa ha scatenato la prima controffensiva nella Valle del Don. Lo speaker russo usa termini e toni propagandistici per descrivere le prime vittorie. Un mese dopo arrivò in ritardo per gli italiani l'ordine di ritirata. Molti morirono per il freddo, molti altri per la battaglia conclusiva, il 26 gennaio 1943, a Nikolaevka. Moltissimi altri furono fatti prigionieri e costretti a camminare in condizioni disumane verso i campi di prigionia. Almeno 80.000 non sono mai tornati. Si chiama M14, l'autostrada che porta verso il sud, seguendo in maniera quasi parallela il fiume Don che segnò la linea del fronte. Ripercorriamo a ritroso, quasi 70 anni dopo, il percorso tragico dell'esercito perduto nella campagna di Russia. Si sfiorano l'Abkhazia e soprattutto per lunghi tratti l'Ucraina. Arriviamo a Millerovo 15 ore dopo. La mattina dopo ci facciamo accompagnare in giro per il paese da Sergei, capitano dell'esercito russo in congedo. Dice che qui sotto sono sepolti 500 soldati della Seconda Guerra Mondiale. Ci stavano costruendo sopra un campo sportivo, ma per fortuna i lavori sono stati bloccati. Gli italiani sono stati qui di passaggio. Erano persone squisite. Ricordo soprattutto un soldato italiano. Mi aveva quasi adottato. Quando partì mi chiese un trofeo, cioè un ricordo di me. Gli piacevano i miei pattini e io glieli diedi. Poi andiamo in via Lenin, dove c'era il quartier generale degli italiani. Questa era la base dell'intendenza dell'armata, posta militare 122. A casa mia hanno dormito tanti italiani. Eravamo tanti figli, dividevano tutto con noi. Mio fratello per anni si è vantato di un paio di stivaletti che gli ha regalato un soldato italiano. Un gruppo di italiani non riuscì a scappare, furono fucilati e sepolti davanti ai miei occhi. Noi ragazzini stavamo a guardare e scoprivamo per la prima volta la morte. Due pazzi, due veri pazzi. Stalin e Hitler non si sono messi d'accordo e per colpa loro sono morti milioni di persone. Era il Natale del 42. Gli italiani erano tristi, ma cercavano di scherzare per non pensare alla casa così lontana. Chiesero aiuto a noi ragazzini per quello che sembrava un gioco. Dovevamo cacciare i passerotti, cioè i passerotti stavano nel fienile. Noi dovevamo accendere una torcetta, così i passerotti uscivano e loro li prendevano. Alla fine ne facemmo insieme un sacco pieno di passerotti. Li spennarono, li bollirono e ne fecero un piatto natalizio. Leonid Tarankov Gravilec si mette molto ad uscire, claudicante, ma già dalla porta ci saluta. Buongiorno ragazzi, cioè lo dice in italiano e soprattutto ripete più volte il nome del suo amico, Enea Visentin. Qui, proprio qui, in questa stanza, hanno dormito per tanto tempo 7 soldati italiani. Enea era un omone, con la barba, somigliava a Fidel Castro. Faceva la guerra, ma era un pacifista convinto. Sai che diceva? L'uomo, quando prende in mano il fucile, non è più un uomo. Una sera era molto triste. In Italia adesso è festa, mi disse. E noi stiamo qui, lontanissimi da casa, a morire. Facciamo un po' di chilometri nella steppa per raggiungere Kashari, zona delle ultime riesumazioni. Chiediamo informazioni. Gli scavi sono avvenuti nel villaggio di Olkovi, ma non ci sono segnali. Questo ormai è un villaggio di vecchi, è destinato a morire. I giovani ormai non ci sono più. Mio padre mi ha raccontato anche degli italiani. Qui è passata la grande ritirata, tanti sono stati presi qui e fucilati. Hanno scaraventato i corpi dentro le buche fatte per il mangime. Il campo è pieno di croci e anche di buche.
Alexei ci offre di portarci dai testimoni, da quelli che hanno indirizzato la ricerca. Gli italiani passavano da qui durante la ritirata. Davano subito l'ordine di spegnere tutte le luci, altrimenti ci sparavano. Poi arrivarono i russi, fecero una carneficina, non si salvò nessuno degli italiani. C'erano montagne di cadaveri. Noi ragazzini andavamo là in mezzo e prendevamo tutto quello che c'era da prendere, specialmente i vestiti, gli scarponi, ma anche gli orologi. Era quasi un gioco. Quando arrivò la primavera furono recuperati e portati sui carri, trainati dai buoi e scaricati entro le buche. Ricordo che era il dicembre del 42 e che era notte. In casa c'era solo mia nonna e noi bambini. All'improvviso sentiamo bussare. Nonna ci manda tutti noi bambini in cantina e poi va ad aprire. Erano in 11, 10 italiani e un tedesco, che era il capo. Al mattino ci svegliarono gli spari. Un gruppo di russi stava a una certa distanza e sparavano a ripetizione. Dal gruppo si mossero due a cavallo, erano siberiani. Così entrarono dentro la stanza dove tutti dormivano, gli impedirono di vestirsi. E così gli italiani uscirono scalzi e spogliati. Li misero in fila davanti casa e li fucilarono. Il covo adesso è tagliato in due. Ci sono i binari a dividere Russia e Ucraina. Proprio accanto alla stazione c'è ancora l'ospedale da campo italiano, trasformato in ambulatorio. I morti furono moltissimi. 15 anni fa sono venuti specialisti dei norcaduti dall'Italia con le mappe dei cappellani militari e hanno individuato in una serie di case quelli che erano i cimiteri. Abbiamo scoperto soltanto con grande sorpresa che nel nostro cortile erano sepolti 90 italiani. Quando me lo dissero rimasi a bocca aperta. Sono venuti qui con le cartine e tutto corrispondeva. Quattro file di tombe regolari. Nella piantina c'erano nomi e cognomi. Li hanno potuti identificare tutti. Entriamo nella casa vicina. Qui 16 corpi sono stati ritrovati durante i lavori per il bagno. Altri 36 sono stati recuperati fuori, nell'orto. Anna Andreina Bugneva è una profuga cecena, originaria di Bogucar e vedova di un pilota militare. Faceva l'insegnante a Grozny. Ho praticamente istruito tutti i giovani della capitale cecena, gli stessi che poi mi hanno sparato e mi hanno costretto a scappare. A Cercovo incontriamo Alexander e Alexander. Si chiamano uguali, hanno la stessa passione, la ricerca dei dispersi. I garage sono trasformati in autentici musei della ritirata, migliaia di reperti, conservati da Alexander Perminov, insieme a molte piastrine di riconoscimento. Alcune sono ben conservate, i nomi sono perfettamente leggibili. Ci spostiamo a casa di Alexander Zenov. Anche il suo garage è pieno di ricordi rintracciati nel territorio circostante. Ci sono tante gavette, spesso firmate. È molto difficile, quasi impossibile solo con la sonda, perché bisogna spesso andare molto in profondità e la sonda non basta. Ci vorrebbero gli ultrasuoni, ma solo l'Italia potrebbe fornirli. Proseguiamo il viaggio verso Filonovo. In un giardino dietro il Palazzo della Cultura troviamo un cippo in onore del milite ignoto italiano. Sono 34 in Russia i cippi che ricordano i nostri soldati. Sono nata il 31 maggio del 1943. Quando avevo 5 anni, mia madre, Marta, mi confidò di aver avuto una storia d'amore con un soldato italiano. Non so neppure il nome, non me l'ha voluto dire. Ma ogni giorno per anni mi ha ripetuto che era un bravissimo ragazzo, dolce, generoso, portava da mangiare a tutti perché faceva il cuoco. Ho avuto grandi problemi da ragazzina perché a scuola mi deridevano, mi chiamavano l'italiana e mi accusavano di essere figlia di un invasore. Ho due figli, Nikolai e Lyubov. Mi somigliano tutti. Beh, da queste parti scorre molto sangue italiano. Nel viaggio di ritorno ci fermiamo al fiume, sotto il monastero di Zatonsk. Il fiume è naturalmente il Don. La struttura che da noi si chiama Onor Caduti, in Russia si chiama Associazione dei Memoriali Militari. È naturalmente il primo appuntamento appena arrivati a Mosca. Finora abbiamo riesumato 10.663 italiani, 2.870 sono stati identificati. Le ricerche dal 1992 in realtà non si sono mai interrotte, ma diventano sempre più difficili. Non è
più come una volta. Adesso ci sono restrizioni rigorose, come ai tempi del regime sovietico, ci avverte Vassili. Ci vogliono tanti soldi e soprattutto tanta pazienza. La realtà è che stanno morendo per vecchiaia tutti i testimoni diretti. Ci rimane poco tempo.